farassi la tua nobiltà, perché queste sono le parole della sinistra, ma la sinistra non c'è. Perché qui viene in discussione il modello economico e sociale, e l'Europa in particolare. Una sinistra vive se è capace di proporre un diverso modello economico e sociale. E la palla gli viene restituita dalla crisi, ma come diceva Gianni, la crisi può devastare questa possibilità e addirittura farti arretrare, perché ho finito. Il lavoro è il centro del centro. Per misurare la qualità dell'intervento pubblico, la natura della spesa pubblica, il lavoro è la cartina di tornasole per capire in che direzione stai andando. Il tema della piena e buona occupazione non può essere solo il tema agitato da riformisti che hanno superato i 30 anni. Forse deve entrare nell'agenda della politica come terreno anche di ricostruzione di quella sinistra che non c'è, cioè un bandolo della matassa, perché altrimenti accade quello che diceva Gianni, che sta accadendo, e ho finito con questa drammatizzazione. Il lavoro da questa crisi può essere ridotto non solo come già era stato a variabile dipendente, ma essere devastato nella sua composizione, cioè essere lui il centro della produzione di diseguaglianza, di frantumazione, di divisione e persino di un conflitto che allude a guerre civili. Perché le lotte sul lavoro o sono lotte per il lavoro o sono lotte per chi se lo difende contro gli altri. E siccome il lavoro è una posta in gioco terribile, non c'è limite a quella guerra civile, non c'è limite. Bisognerà ricordarsi che i lavoratori italiani sono stati sterminati negli anni 20 in lande come quelle belghe e francesi da altri lavoratori. Bisogna saperlo, e bisogna sapere che nei territori della Gran Bretagna si condussero guerre civili tra gli operai stanziali e gli operai migranti alla ricerca di posti di lavoro. E come sappiamo, non è vero che la storia è lineare, la storia può tornare drammaticamente. Questa Europa rischia una crisi della coesione sociale drammatica. Ed è per questo che Gianni ha ragione a indicare nel sistema contrattuale un punto nevralgico, come nella costruzione repubblicana, intendiamoci, ma un punto nevralgico, perché se tu hai una condizione in cui si può fare una controriforma del sistema contrattuale senza che i lavoratori possano dire la loro, e in cui il contratto nazionale di categoria, cioè l'ultimo grande baluardo, a proposito, vi ricordate l'inizio di questa conversazione? Solidarietà, unità, sì, ma se tu demolisci gli strumenti della solidarietà e dell'unità, come fai? Se tu non c'hai il contratto nazionale di categoria, e persino io credo bisognerebbe avere contratti europei di categoria, e persino bisognerebbe andare verso contratti nazionali dell'industria, di grandi aggregati che ricostruiscono i luoghi della ricostruzione della solidarietà, ma se non vai in questa direzione, io, guardate, voi sapete la mia stima per un sindacato con due metalmeccanici italiani, persino la condivisione emotiva, io credo che, secondo me, tu pensi che il giorno che la Lega lancia la parola d'ordine del salario lombardo, perché in Lombardia il costo della vita è più alto, non c'entra niente che se è vero o non è vero, non è neanche vero che c'è la criminalità aumentata, però la paura del crimine ti ha sovracchiato, ti ha scantato, non basta che non sia vero. Se quelli lanciano una campagna a fondo che è sistematica, certo hanno qualche compagno, ma è sistematica, a volte la politica fa di sopravvento,
e come avete visto loro riescono a tenere insieme il fatto che le imprese hanno bisogno degli immigrati e tu fai la campagna contro gli immigrati e sei la loro forza politica, eh? Quindi non facciamoci illusione su questo punto che le contraddizioni siano meccanicamente esplosive, non è vero, se quelli fanno una campagna, se non c'è la costruzione di un terreno efficace di unità, cioè tu devi dimostrargli che la tua unità paga, non puoi dirgli io la mia unità contro il tuo tradimento, perché se quello porta a casa i soldi, i danè come dicono a Milano, e tu non li porti a casa, quello vince, anche se la sua, vi ricordate le formule che abbiamo già detto, pochi maledetti ma subito, quando sei disperati, pochi maledetti ma subito, e se vengono anche per una via, diciamo così, sporca, vengono. Se siamo bucati dalla camorra perché dà il soldo, vuoi che non siamo bucati dalla Lega? Allora il problema è come dice Gianni, drammatico, ma il tempo è ora di una discussione a fondo del sindacato, della FIOM, della CGL, della sinistra. Però la domanda, come si fa, io non so, come si fa a mettere in crisi questo sistema contrattuale ignobile, costruito con un accordo separato senza il consenso del fattore? Può farsene carico la FIOM da sola con la sua piattaforma? Oppure invece un problema che riguarda la CGL, la sinistra, per come esiste? Non sto dicendo io, sto dicendo per la sinistra come esiste, che investe, guardate, il PD, l'Italia dei Valori, la Sinistra Libertà, la Rifondazione Comunista, investe di tutti. Si riqualifichi la politica e si veda chi sta su una frontiera piuttosto che su un'altra, sulla capacità di prendere parte a questa battaglia, in alto diciamo con un discorso sull'occupazione, il lavoro, la qualità del modello di sviluppo e in basso sul salario. Il salario torna a essere una grande questione di civiltà. Se posso fare, io non sono abituato, una citazione classica, negli anni 60 c'è un grande diverso a sinistra, io militavo contro i salarialisti confessi. Ma c'era invece una componente salarialista guidata diciamo da quella che allora era la destra comunista, che diceva la nostra rivendicazione, che noi dicevamo il potere, loro dicevano dammi i soldi, va. Come diceva Mendola Soldoni. Secondo me avevano torto, però che anche la sinistra abbia avuto un atteggiamento un po' troppo aristocratico sul salario, secondo me va riconosciuto. E che forse l'antica formula di Togliatti, che diceva la principale riforma di struttura è l'aumento dei salari, oggi ha un problema. Perché trascina tante altre cose, non è che sia autosufficiente e non ce la fai da sola se non c'è un contesto. Nessuno, è inutile che dico a Gianni e ai Nardini fai una piattaforma partita da non ce la può fare. Ma se tu lo poni questo problema, ti poni il problema come si fa a renderlo realistico. Per esempio, affrontando il grande tema dell'autogoverno, del rispetto del lavoro, del riconoscimento di ciò che viene misconosciuto nel lavoro della città capitalistica. Anche, diciamo così, l'economia, come la chiamano, l'economia della conoscenza, non ha rispetto per il lavoro se non muove da questa considerazione, cioè da una nuova organizzazione di potere nel lavoro e nella società. Grazie.